Buongiorno a tutti, questa mozione è una mozione importante, sviluppata da un'idea che è venuta in concomitanza con un evento poi, che riguardava appunto l'abbattimento delle barriere architettoniche. Con l'aiuto e la supervisione del Disability Manager Andrea Venuto, con l'aiuto dei membri della Commissione Politiche Sociali, Cristiana Paciocco, Nello Angelucci e la Presidente Catini, abbiamo pensato di dare un segnale. Questa mozione vuole essere un segnale verso coloro che hanno delle difficoltà che oggi negli esercizi commerciali non sono purtroppo tenute nel dovuto conto. Questo sicuramente non è una colpa che possiamo addossare ai commercianti, è sicuramente generalmente una difficoltà dovuta allo sviluppo urbanistico della città, alla peculiarità di alcuni territori come il centro storico che si predispongono all'accoglimento delle persone che hanno difficoltà di natura principalmente motoria, ma anche di altri tipi di difficoltà. Quindi con la mozione noi chiediamo, solleviamo innanzitutto l'attenzione delle categorie dei commercianti con le quali sono state sviluppate tutta una serie di incontri che poi ci permetteranno di andare a avviare una serie di progetti pilota. Questi progetti pilota prevederanno appunto con la collaborazione di alcuni esercizi commerciali, l'avvio di una serie di iniziative che potranno andare da quelle temporanee di sviluppo appunto di campanelli di suonata con pedane mobili che faciliteranno l'accesso all'esercizio commerciali, all'abbattimento totale con appunto come prevede la legge poi in questi esercizi e la piena fruibilità da parte di questi cittadini che oggi purtroppo incontrano queste difficoltà. Noi ci abbiamo messo il cuore in questa mozione, come anche nel regolamento che è stato approvato per la mobilità in quest'Aula martedì, ed è un percorso che stiamo facendo e noi come Commissione Commercio diamo un piccolo contributo a quello che la Commissione Politiche Sociali sta portando avanti con l'aiuto del Disability Manager nell'ambito delle linee programmatiche di questa amministrazione. Quindi la proponiamo in approvazione anche alle opposizioni perché questo è un tema che ci dovrebbe unire piuttosto che dividere. Grazie.